ultime fatiche di questi 3 giorni. Qualcuno ha paura del sentiero 601? Io? Tanta paura? Sì. Quando si dice la paura fa 90, ma no. Con gli SPD. A Giacomino si sono saldati i pedali, non si staccano più gli SPD, non si capisce perché. Li avrà serrati con una coppia di 40 Nm almeno. E poi si chiede perché si rompono le cose. Partiti per le ultime fatiche, l'ingegnere è convintissimo di fare il 601. Percorriamo i 15 km che ci separano da Malcesine, non senza distrazioni. Se vuoi, visto che è presto, possiamo salire per la strada. Anche no. In arrivo alla funivia di Malcesine. E partiamo alla volta del Monte Altissimo. Primi passaggi tecnici molto difficili. Ciao Vitellino! E anche quest'anno il nostro giro ci porta in territorio brentegano. Cominciata la salita al rifugio Graziani. Siamo ormai giunti al rifugio Graziani, ancora 300 metri a salire sul Monte Altissimo. Continua la nostra salita verso il Monte Altissimo, tratto iniziale più ripido, dovrebbe essere superato se non ricordo male. Ora comunque continua a salire, ma un po' più dolcemente. Ciao caprette, ciao caprette. Rifugio Damiano Chiesa, metri 2000. No, le palle 2000. Proprio a 1991, aspetta. 2060. Qua è novembre 2021. 8 novembre 2021. Freddo, guanti Dicevamo. bagnati. Dopo un anno di nuovo sul sentiero 601, per la terza volta sul Monte Altissimo. Io per la prima volta con l'XC, lui basta. Basta XC, stavolta ci diamo la spettralona. Ah, già un cassetto così. No, ma solo sto pezzo. No, qua vai giù tranquillo, dai. Ciao. Vi racconto la barzelletta della giornata. Primo tratto del 601, quello tutto spaccato, fatto con l'ammortizzatore dietro chiuso. Questo succede ai principianti dell'enduro. Senza panorami anche qua. Questo sentiero l'anno scorso raccontavo come una geometria più aperta sarebbe stata più comoda. In effetti direi che cambia tutto. Ah!
rumore di jolly di Giacomo. Ragazzi, qua siamo veramente senza panorama. Direi che con questo video possiamo chiudere. Chiudiamo qua questo video e con questo panorama. Questa terza giornata di fatiche estreme, finito sentiero 601, là in fondo ci arriva da dove siamo partiti, arriveremo giù a Torbole. Basta, anche questo weekend è andato. Lassù siamo andati al lago di Tenno il primo giorno. No, scusate, è là dietro quella montagna. E boh, direi che per oggi finiamo qua.